Anticipazioni Gomorra 3, puntate 9 e 10, la caduta di Sangue Blu e Jenny. Gomorra 3, la caduta degli dei. Non potremmo utilizzare titolo diverso per raccontare queste nuove due puntate. La guerra incominciata dagli immortali Ciro e Jenny, coadiuvati dalla banda di Sangue Blu, ha preso una piega inaspettata. Precedentemente, avevamo assistito all'ascesa di Enzuccio, riuscito ad impossessarsi del quartiere di Forcella ed aver messo fuori gioco il clan dei Confederati. Il tutto è avvenuto dietro la sapiente guida di Ciro Di Marzio e Jenny Savastano, il quale, da sempre, aveva espresso dubbi circa il rapporto di fiducia con Sangue Blu. Ed è proprio lo stesso Jenny che innesca una terribile reazione a catena. Per dare una scossa ad un Ciro sempre più vicino ad Enzuccio, ordina l'omicidio di Carmela, sua sorella. L'episodio scatena la rabbia del fratello, il quale cerca vendetta presso i Confederati, ritenuti ingiustamente i responsabili dell'omicidio. L'unico a capire il reale promotore dell'operazione è Ciro, che giura fedeltà al suo amico fraterno. Jenny desidera riottenere ciò che gli spetta, ovvero la sua famiglia, ma è destinato ad una inesorabile caduta. Gradualmente, perderà tutto il suo potere, per poter far riabbracciare ad Azzurra il piccolo Pietro, in mano di Don Avitabile, utilizzato come merce di scambio dai Confederati. Quest'ultimi sapranno sfruttare debolezze e punti deboli del figlio di Pietro Savastano grazie all'aiuto di Chanel, desiderosa di diventare la regina di Secondigliano, al fianco della sua fidata Patrizia. Questo porterà ad una tregua tra le due fazioni, riformulando i patti e vedendo, per il momento, mandare in fumo tutto il lavoro fatto in precedenza. Sangue Blu e Jenny Savastano, la solitudine dei numeri primi. Sono loro i protagonisti delle puntate 9 e 10. I due grandi boss, uno emergente e l'altro tornato ai suoi fasti, vedono privarsi dei loro affetti, logorandoli dall'interno e indebolendoli sempre più. Enzuccio, dallo scontro con i Confederati, ne esce male, ha perso tutta la grinta precedente ma è pronto a riottenere ciò che aveva ottenuto con grande sudore. Jenny, per amore dei suoi cari, si sottomette a coloro che ha sempre detestato, meditando vendetta. Che cosa accadrà? Chi ne uscirà vincitore da questa eterna guerra? Gomorra 3, grande attesa per il finale di stagione. Non ci resta che aspettare a venerdì 22 dicembre, per i prossimi ultimi due episodi. Chi riuscirà ad imporsi come nuovo re di Napoli? Jenny riabbraccerà la sua famiglia? Sangue Blu riuscirà a vendicare la sua amata Carmela? E Ciro Di Marzio, da che parte si schiererà? Appuntamento a venerdì prossimo.